Ciao, sono Magnus e ritorniamo sempre qui su Lord of the Fallen. Grazie a tutti per il supporto che state dando a questa serie, perché ve ne state accorgendo che obiettivamente risulta abbastanza complicato. Ma vi ringrazio soprattutto per i consigli e ho provato a non l'ho livellata tantissimo, però con la spada della pietà, che obiettivamente è qualcosa di spettacolare, perché obiettivamente sembra tipo una spada laser. Dovrebbe fare un po' più di danno, però vabbè. Vediamo, dai, come ci comportiamo. Visto che in questa zona abbiamo avuto parecchia rogna. Non ho cambiato niente, a parte qualche anello. Ho trovato un anello che in pratica ci dovrebbe dare modo di rigenerare praticamente la salute se la perdiamo. E quindi sarebbe veramente una grande cosa. Ma noi siamo scesi, sinceramente, però non ho capito. Noi siamo scesi di qua, là c'è quello. No, abbiamo già battuto, niente. Quindi penso che andiamo da questa parte. Ah! Mi sa che ci dobbiamo preparare per qualche cosa, eh? Mi sa di sì. Another unfortunate made a slave to unceasing hunger. I pity you. Grazie. But, as bleak as this refuge may be, it is our refuge nonetheless. And you are not welcome here. C'è una palestra. Vabbè, sei stato abbastanza. Sì, è una palestra. Niente, raga, non c'è niente da fare, ma fa male questa, eh. Learn from your misjudgment and do not return. Vediamo un po' se così ce la facciamo. E dai. Era buona, eh? Bastardo, bastardo. Ok. Ah, se riusciva a scansare. Ma fa una corsa, va all'ammazzare, cioè.
Non ho capito sto mix, cioè nel senso c'hai alle spalle. Vabbè. Se ci si appasta mossa l'hai preso, vai, ma tu l'ho fatto mille cose, porca pensa che gli devo togliere. Penso glielo devo togliere. Ma sta cosa che fa? Mi acchiappa? E dai, acchiappa, sparalo tu a questo. La buona, la buona. Senza merda pesa. Non mi piace questa, non mi piace. E vai via. Era buono, eh. E qua sei andato, qua sei andato. Ok. Mi sa che mi sposto, ho paura che... è andato. Rosario, chiamata e tracollo delle emozioni. Vabbè, penso che qui possiamo mettere anche il nostro seme, vero? No. Dove lo vogliamo mettere il seme? No. Ok, qua c'è qualcosa, vero? Lui là. Aspetta, vuol dire se c'è qualcosa poi qua interagisci. Vabbè. Dai. Comunque avete visto l'anello che ci dà la possibilità di guarire? Cerca residui. Cerca residui. Che cazzo? Che dobbiamo cercare? I residui. Allora proviamo a ritornare un'altra volta di là. Così ci riconciliamo. Vediamo più che altro di capire. Alla faccia. Allora, vedo c'è luce. Allora, non mi ricordo, un pare che dovrebbe stare di qua, eh. Sì, momento. Carichiamoci un attimo. Allora, c'era... Mi sono visto un po' di video... vecchi, c'era una porta all'inizio. Allora qua ci sono già stato e non era, aspetta, questa qual era quella che ho già, ce n'era una che ma non era, mi pare che era questa e non c'era, mi pare che ce n'è sta tipo un'altra qua. Ah, un casino tremendo, cioè l'ho detto, trovare la strada a volte diventa veramente complicato. Ricordo che c'era una porta stretta. Ecco, forse questa. Ok, apri il cancello. Ah, ci su. Mamma mia, ragazzi. Che c'è tutto per trovare sto volta. Meno male che erano i primi video e quindi ho fatto anche abbastanza in fretta. Però qua come c'è. Fuh.
Ascia che spacca. E me lo dici in questi termini. Allora, vogliamo. Aspetta un attimo. Questo è forse fa un sacco di danno, sta. Vari. Vabbè. Devo già partire così. E dai. Ok, ok, ok. È molto lunga questa spada, quindi ci aiuta a fare. Non ho neanche potenza, sta a livello tipo 5, 6, una roba del genere, non sta a livello molto alto. Penso di averne qualcuno dietro, beh. Aia, aia. Ok. Sono antipatiche. Ok, ok, tranquillo, tranquillo. Aspetta un attimo, vediamo se qua. Ehi, porca puttana. Come fai a mancarlo? Ok, è andato. No, non penso ci sia più niente qua. Dai, possiamo tranquillamente ritornare e riposare. Ok, meglio arrivare. A parte non ho consumato niente. Comunque l'anello è formidabile, quest'anello. Guardate qua, quest'anello qua. E la stata salute rigenera la salute. Porca miseria, anello della regina. Beh, non so dove l'ho preso, però il fatto che ci cura in continuazione. Oh. Bello. Aia. Oh. Oh. Allora c'è qualcosa. Ragazzi, c'è qualcosa. Porca puttana, devo. No, ricordo quello, perdiamo un sacco di tempo, eh. Io personalmente vi dico la verità, ancora non ho capito bene quale sia l'arma. La soluzione migliore qua, Che fregacci prima questo. Oppure no. Che effettivamente. Non mi fa tanto danno, però. Vado a cazzo. Dai. Almeno qua io ho capito che devo ammazzare questo là. Se vado là, poi ci stanno pure i cani. Almeno qua. Ce la giochiamo.
da usare. Avanti. Ma sono uscito qua. Niente. E là ti colpisco, bello. Vediamo un po'. Non riesco. Siamo tolti dalle palle. Dobbiamo mai capire i cagnolini. Allora, i cagnolini stanno là. Aspetta. Ok, e così ho evitato di far uscire pure il signore da là, anche se penso che alla fine, ecco, che fai sta cosa? Quello sta là il coso, capito? Oh, aspetta, 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 sto quasi morto. Io lo tolgo. Non ce la faccio più. Allora, in teoria io... Ma che sta qua, sto cazzo di coso? Allora, porca di quella miseria maledetta. Lo so che sta qua. Era quello che gli durava. Attenzione, vedete? È quello che mi preoccupa a me. Quello là è un casino tremendo. L'ho battuto una sola volta. È stato un trauma a batterlo, quindi... Lungi da me e affrontare un altro così altra volta. Ok. Sono tornato indietro. Uno perché ho tolto l'occhio, ho letto un commento vostro al volo per darmi una mano. E poi perché ho cambiato questa e ci dà la possibilità praticamente di metterne 4. Infatti ho aggiunto anche questa qui, Malibia, sì, esatto, quindi ne avremo praticamente 4. Tra l'altro dobbiamo per forza attivare questo, però ho sbagliato. Vediamo un po' se... Aureus, may your grace sustain me in these most desperate of days, and in the darkness through which I fight, for it seems to encroach ever closer. I fear the weight of this profane work will crush me. Worse. As ever, I turn to you in my moment of doubt, and will endeavor to remember that this role which perturbs me so is merely a necessity in the performance of your will. And in that, I vow to be resolute. Please continue to hold my brother Samuel in your radiant embrace forevermore.
In light we walk. Vabbè, altri due. Penso che ci convenga comunque. Sì, ritornare nella situazione normale, perché visto che la scala comunque c'era lo stesso, quindi non dovremmo avere problemi. Quindi direi di andare. Per adesso la spada ci dice bene, eh? Direi di sì. Magari questa è un'altra scala, questa sì. Questa invece no. Sperando che non ci sia niente. Attenzione, eh. Abbiamo incontrato un boss. Niente di meno. E... ah, che palle questi che c'hai proprio qua vicino al torno. Vabbè. Sì, eh. Già ho capito quella cosa che stava. A che serve. Speriamo che non esce niente. Strano percorso questo, eh. Allora, qua. Una bella incornata e andiamo. Che brutta zona che è questa, qua. Pugna di neve e poi non si vede una mazza. Cioè, nel senso di... qualitativamente. Ecco. Ce ne dovrebbe stare un altro, eh. Vai. Ma poi non capisco perché lanciano mo pure ste cose, ste... sta sorta di... di come si chiama, di... oh Gesù, di freddo, cioè, ma no, non mi viene la parola. Questo gioco, vi dico la verità, mi sta letteralmente prosciugando. Giochiamo seriamente. Ah, non mi piace. Questo maledetto, allora devo per forza, aspetta, eh sì, vabbè, o che si ricordi ci hanno un po' rotto le palle, eh. Sometimes I envy you and your woods, York. A blessed peace. Perhaps I'll just damn the whole mess, toss my crown into the gorge and live out here as a hermit. You'd find me a wise and fair ruler. Well, you learned it from me, after all. But you'd never abandon your throne, or your wife. You're right. Of course, or my child. You're going to be a father. Congratulations to you and Sophesia. King York the First has a certain ring to it, don't you think? I'll bear that in mind. Vabbè, altri due. Speriamo che ci sia qualcosa da mettere qua, tipo un seme, una roba, se no... no siamo... ma qua dove vado? Scusa. Già, io accendo. Allora, siamo ritornati un'altra volta di là. Potete far ritornare un'altra volta tutto come prima. Cercare di capire... che strada devo fare? Perché sta di... mica si passa, ma qui ci sta qua a terra? Questo l'ho già... allora ci deve essere... ah ok, qua c'è la scala. Oh, non l'avevo vista prima, eh.
forse c'era un... Ah. Questa sembra una zona un po' più... la nostra portata, eh? Che è qua a terra? Ah, qui se eventualmente... Ma non mi conviene mettere il sime qua, eh? Che lo metto a far sime? Tanto... Vabbè, lo mettiamo, eh? Di danno l'abbiamo pure avuto, quindi ci riposiamo pure massimo, sempre meglio eventualmente. Non bisogna mai atteggiarsi in questo gioco, perché alla fine quello che ho imparato da questo gioco è che ci può sempre essere qualcosa di molto peggio. Penso che dovremmo andare là, eh. Molto strano che in questa zona non becchiamo niente, eh. Questo è un altro che mi sta sulle palle tremendamente, eh. In ogni zona riusciamo sempre a beccare uno che ci sta sulle palle. Allora, se riesco a farmelo uno alla volta è meglio, eh. Ok. Ancora? Era quello di prima, era. Allora, di qua sembra la strada. Ecco, ecco qua. Occhio. Ok, che dovrebbe stare qua, eh. Cadere che ti spezzo le gambe. Allora, là dentro c'era qualcosa, quindi... E qua non vorrei scendere, nel senso che... Se scendiamo poi, là ci sta un'altra cosa che magari ci porta all'altra parte. Non saprei. Allora... Vediamo... Se è così, eh. Qua non so che cosa esce. Oh, non è uscito niente. Ma dai, veramente, ero convinto che uscisse qualcosa che ci rompesse le scatole come al solito. E invece non è uscito niente. Ma boh, qua mi butto, dai. Che c'è? Sarebbe questo, vabbè. Questo è il ponte. Poi sarebbe quello che non si apriva da quest'altra parte. Quindi siamo ritornati indietro. E forse però mi sto allontanando dalla zona, eh. Vabbè. Cazzo. Devo ricordare un po' del calcio. Ho fatto dei danni? Ok. Occhio. E dai. Vai. Non riesco sempre a beccare. Basta trovare. Vai.
Ma va. Ok. È andata? È andata. Questa era... era abbastanza impegnativa questa, eh. Ci ha fatto un po'... soffrire. Ma vai, dai. Questo è quello che avrei dovuto fare prima, vedi? Che ho sbagliato. Perché la nebbia ci può servire. Riposiamoci. Almeno riusciamo un po' a capire dove cavolo stiamo andando. Però si era capito, obiettivamente si era capito che c'era qualcosa qua dentro. Ehi. Ogni tanto mi scordo. Che è un Souls. Di qua. Ma quindi da là, ah, vabbè, tanto ormai non ci possiamo più risalire, quindi è sbagliato. Occhio. Ah! Occhio. Va. Ok. Vai. Allora andiamoci a prendere a quello. Dove stai? Ma non mi far cadere che... No. Lo sto odiando, eh. Allora, qui, questa è un'altra cosa che non capisco. Dai, via. Fammi cadere, che dici, dai. Allora, di qua. Ma che ho fatto? Tutto il percorso a ritroso, praticamente. Ma se avevo fatto tutto il percorso a ritroso... Pensavo che era un'altra cosa. Ci sì, facciamo un bel viaggetto, va. Detto che forse. Allora, scudo del tuono, piccolo frammento di Delerm e petite piccolo frammento. Piccolo frammento. Vabbè. Più alzato. Ah, ok. Quindi avete. Vabbè, sì. Questo me lo dovresti far vedere sempre. Quante leve abbiamo alzato? Non ci ho mai fatto vedere niente. Scendi, dai. Vorrei... Che è là? Aspetta, che è là? E come si piglia? Perché non avevamo becchiato prima. Che non ho capito dove cavolo sta, Che strano che non l'abbiamo becchiato. Che se scendo poi non può stare là. Ah, sta là, quindi sta là, perché non lo riesco a beccare? E non ho capito come si becca allora, scusami. E
Aspetta, non è che c'è qualche cosa qua sotto che devo fare però. Ah, ok, sta là, vedi. Ok. Che cos'era? Ah, ecco, questo è buono, perché praticamente grazie a questo possiamo migliorare. Va bene, dai. Quindi ho fatto bene a tornare indietro. Aspetta che possiamo anche scendere. Ce ne possiamo anche andare. Vabbè ragazzi, io questa parte terminiamo qui. Sto cercando di prendere un po' di confidenza, soprattutto con l'arma. Vediamo al prossimo video. Bye!